Maurizio Landini, segretario nazionale della CGIL, è intervenuto a Teramo all'incontro dibattito organizzato dal sindacato provinciale dal titolo Camminiamo insieme. Landini è arrivato di buon'ora in città, ha visitato la Biblioteca Delfico con la mostra dedicata al compianto Tom Di Paolo Antonio, sindacalista e senatore del PC. Ha proseguito per una breve passeggiata sul Corso San Giorgio per poi fare tappa nella vecchia sede teramana della CGIL in via Delfico, dove ha ammirato il murales realizzato da Sandro Melarangelo, che racconta il duro lavoro di tanti uomini per la costruzione della rete idroelettrica del Vomano. E proprio di lavoro e caro vita Landini ha parlato ad un pubblico attento nei capannoni dell'ex Villeroi. Credo che sia il momento di misure straordinarie. Innanzitutto c'è un primo problema che è il reddito e il salario, la gente non ce la fa più arrivare alla fine del mese e quindi bisogna mettere in campo dei provvedimenti che siano in grado di affrontare questa situazione. L'una tantum che hanno dato non è sufficiente, 200 euro sono sicuramente un fatto positivo, ma l'inflazione, i prezzi stanno portando via un'intera mensilità all'anno a chi lavora e quindi c'è bisogno di tassare molto di più gli extra profitti, c'è bisogno di trovare risorse per sostenere. Poi è il momento di fare delle riforme strutturali a partire da una riforma fiscale degna di questo nome e questa riforma deve aumentare il netto in busta paga a partire dai redditi più bassi e più colpiti e poi bisogna rinnovare i contratti nazionali. Penso che ci siano alcune cose positive in queste ore, penso al rinnovo del contratto che è stato fatto nel settore chimico farmaceutico lunedì, 9%, 200 euro di aumento. Penso a una cosa molto importante che è stata fatta proprio ieri sera, che finalmente si è rinnovato il contratto della sanità, sia pubblico che privato. E quindi vuol dire che è possibile, ma è necessario che le imprese assumano questa responsabilità e che il governo cambi politica. Non è il momento dei bonus, è il momento di riforme strutturali, soprattutto è il momento di tutelare la parte che oggi non ce la fa, che è il lavoro dipendente, che è il lavoro anche autonome, che sono i pensionati.